Quando ero ragazzo giocavo anch'io a calcio in questa piazza. Non ero molto bravo, però siccome il pallone era mio, giocavo da centravanti. In tutti i paesi della Sicilia ci sono chiese così fantastiche, delle piazze così abitate solo dai bambini. Esiste una parte segreta della Sicilia, sconosciuta ai più, dove vive ancora una umanità antica e buona, una società contadina e borghese che per un concorso straordinario di circostanze storiche non ha subito trasformazioni. Anche l'architettura rassomiglia all'indole umana, fastosa e delicata, con quel barocco di pietra gialla che via via con gli anni trascolora in una trasparenza verdognola, e le chiese fantastiche che si elevano su tutto, di una bellezza quasi reale, tante chiese come se la popolazione per secoli avesse dedicato la vita, il lavoro, i risparmi, le donazioni per erigere confortevoli palazzi ai padroni dei feudi e soprattutto chiese all'Onnipotente.